Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Il sentiero che percorreremo oggi ci porterà a scoprire una cascata segreta che davvero pochi conoscono e ci immergeremo nella storia passata di un altopiano dalle mille vicende. Ora, non c'è tempo da perdere, gambe in spalla, andiamo! Siamo a Rozzo, sull'altopiano dei Sette Comuni, sulla parte occidentale di questo bellissimo comprensorio. Il nostro itinerario parte direttamente dal centro del paesino di Rozzo, nell'altopiano dei Sette Comuni. Qui è interessante vedere l'antico lavatoio e il monumento ai caduti, ma noi siamo qui per raggiungere una tra le più belle cascate, la cascata del Pac. Il sentiero inizia subito dopo la statua dedicata agli alpini. Da lì si svolta in via Sabaus, lungo una strada asfaltata fino ad un campo sportivo. Poi si seguono le indicazioni, quindi si svolta prima a sinistra e dopo pochi passi a destra. Prima di iniziare il sentiero troviamo questo cartello e questo è riferito al sentiero delle cenge, che non è dove stiamo andando noi, perché è molto più impegnativo e molto esposto. Noi infatti arriveremo fino alla cascata del Pac, che è solamente parte del sentiero delle cenge. Questo sentiero che stiamo percorrendo è davvero molto bello, è immerso nella natura, è un po' selvaggio, però è questo il bello davvero di questo posto. È un peccato che molti abitanti di Rozzo, per motivi lavorativi, lasciarono queste terre per cercare fortuna oltreoceano. Infatti, nell'immediato dopoguerra e nel corso degli anni 50, gli emigrati altopianesi si dirigevano prevalentemente verso il nord Europa. Però per gli abitanti di Rozzo la cosa non è andata così. Anzi, la quota maggiore degli espatri è rappresentata dall'Australia, una terra davvero distante. Però gli abitanti, con grande coraggio, dato che qui non c'era lavoro, tra il 1948 e circa il 1960, andarono in queste terre, tra i canguri, a cercare fortuna. Qui nell'altopiano dei Sette Comuni è davvero difficile trovare un corso d'acqua costante che scorre in superficie come quello che stiamo andando a vedere e come quello che appunto forma questa bellissima cascata. La ragione è riconducibile a queste montagne perché sono di conformazione carsica. Immaginatevi un grandissimo scolapaste dove l'acqua piovana penetra nel terreno, percorre queste feritoie, arriva a delle grotte e a dei conicoli sotterranei fino ad arrivare a valle. Quindi non scorre in superficie, però qui questo fiume lo fa e genera uno dei più grandi spettacoli davvero di tutta la zona. Dopo 15 minuti il sentiero ci ha portato in questo bel bosco. Volevo raccontarvi una cosa molto interessante. Qui nel 1781 Agostino del Pozzo, un frate, ha trovato delle testimonianze di un villaggio preistorico, il villaggio del Bostel, vicinissimo a qui, proprio nei terreni appartenenti alla sua famiglia. Questo villaggio è risalente alla seconda metà del ferro, circa il V secolo a.C. ed è tutt'oggi una delle più importanti scoperte archeologiche di tutto il Veneto. È costantemente oggetto di ricerche da parte dell'Università di Padova e di ricercatori che provengono un po' da tutta Europa. Questo sentiero non è troppo impegnativo, ma di sicuro non è adatto a tutti. Parte è in discesa e si presenta a tratti molto scivolosa. Consiglio quindi scarponi da montagna e una grande dose di attenzione e cautela. In circa 30 minuti di camminata si raggiunge questo cartello. Per la cascata è necessario seguire le indicazioni per sentiero delle cenge, cascata. La sentite la cascata? È molto molto vicina. Stiate pronti al grande spettacolo di questo posto incredibile.
Una cosa molto importante, la cascata del Pac che avete appena visto ha questa portata d'acqua solamente dopo le piogge. In periodi di secca è meno spettacolare di ora. Un'altra informazione molto utile è il tempo di percorrenza al ritorno. Calcolate una buona oretta, si cammina totalmente in salita, quindi prendete il vostro tempo e calcolate bene di ritornare prima dell'imbrunire. L'itinerario di oggi è concluso, ma prima di andare via, mi raccomando, seguitemi, mettete un like, campanella, fate qualcosa, fatemi sentire che ci siete.